Viviamo questa giornata in cui ricordiamo l'apparizione della Beata Vergine Maria a Lourdes, la viviamo in modo particolare sentendoci proprio uniti a quel luogo di preghiera e di speranza. Lourdes è uno dei luoghi, credo, più bello della devozione mariana, è sicuramente quel luogo che mette a contatto l'uomo con tutta la sua realtà. È una delle realtà più difficili, più dolorose, forse da accettare per tutti noi, è la malattia, la sofferenza, il non essere più in grado di essere autonomi, autosufficienti, il capire che abbiamo bisogno di chiedere aiuto, il capire di aver bisogno di essere aiutati. Ebbene, Lourdes è veramente quel luogo dove Maria è apparsa che sembra quasi trasformare le cose in una maniera diversa. Lourdes è quel luogo dove sotto la grotta, ai piedi della Vergine, anche la malattia assume la sua bellezza, anche la malattia dona serenità, anche le persone più disperate trovano conforto, trovano gioia, trovano serenità. E per chi magari non ci pensa più di tanto, per chi capita di essere superficiale nel considerare la malattia, il mondo ti mette di fronte con una realtà ben precisa, diversa da tutto quello che tu ti aspetti. Perché quel luogo ha un qualcosa di particolare, di veramente santo. Perché lì le parole di Maria pronunciate a Cana forse assumono più che mai la verità, la pienezza di quelle parole. Fate quello che vi dirà. E infatti quello che vi dirà Maria si rivolge anche a tutti coloro che soffrono, chiedendo di accettare la loro sofferenza. E non è strano che ai piedi di quella grotta, davanti a quella immagine, sembra che siano più sereni gli ammalati di coloro che li accompagnano. Quanta grazia Maria dà a coloro che mettono i suoi occhi nel suo sguardo, a coloro che pongono il loro cuore, la loro sofferenza nelle mani di Maria. E veramente più che mai sembra che il malato sia chi sta bene, chi forse crede di andare lì per aiutare l'altro. Invece ti accorgi che la vera serenità ce l'ha nel cuore chi della sua malattia, della sua sofferenza ha saputo cogliere l'aspetto forse più nobile, più santo. Faccio parte anch'io della vita. Il Signore mi aiuta in questa prova e Maria continua ad essere colei che più di tutti sta vicina ai suoi figli. Veramente le parole pronunciate a Cana da Maria assumono, e il Papa ce l'ha ricordato anche nel suo messaggio della giornata dell'ammalato di quest'anno, un significato completamente diverso. Fate quello che Dio vi dà, nel senso accetta anche tutto ciò che Dio ti dona, ciò che Gesù ti chiede. Accettalo, offrilo per te e per gli altri. Ma dice il Santo Padre, offri tutto senza mai disperare, che gli occhi materni di Maria sono con te, sono su di te. Lei è accanto a te. E noi oggi viviamo in modo particolare, con grande gioia, questo momento dedicato a chi è nella sofferenza. Sicuramente non siamo riusciti a raggiungere tutti, forse saremo incapaci di raggiungere tutti così come vorremmo, però questo momento vissuto insieme con voi è per noi veramente un momento di grande conforto, di grande solidarietà, di grande speranza. Come vedete, tutta la comunità dei padri ha voluto essere presente a questo momento, perché crediamo fermamente che la potenza della preghiera di chi è nella sofferenza è molto più forte, è molto più santa, è molto più vicina a Dio della preghiera di qualunque altro.
E allora a noi che Maria anche oggi ha chiesto, no, di continuare questa sua opera di assistenza agli anziani, è veramente per noi conforto e speranza, seppur nelle difficoltà, nelle grandi avversità che a volte si incontrano anche nel portare avanti determinate opere, la vostra gioia, il vostro sguardo, la vostra presenza è per noi un motivo di grande splendore, un motivo ad impegnarci sempre di più per continuare questo, un motivo per essere veramente accanto a Gesù con il suo volto sofferente, e a Maria, lei che sempre ci guarda, lei che sempre ci aiuta, lei che sempre, anche nelle avversità, non fa mancare mai il suo aiuto, la sua speranza, la sua forza. E allora questi sono i sentimenti con cui viviamo questa celebrazione eucaristica. Noi siamo a casa, siamo lì al banchetto delle nozze e Maria a noi in questo momento dice: fai quello che il Signore ti ha dato, accettalo, compilo, e sicuramente Lui ti darà tutta la forza necessaria. E in questa celebrazione eucaristica, in questa giornata, non possiamo non rivolgere anche la nostra preghiera a Maria per tutti coloro che si prendono cura di chi ha bisogno, dai familiari in prima persona a tutti gli operatori che si interessano, curano, hanno a cuore il bene dell'altro. Non si può stare accanto a chi soffre se nel cuore non hai il senso della sofferenza. Il Papa ci diceva che quando Maria è stata fatta e voluta avvocata dei figli, no? Dice: Dio l'ha scelta perché lei nel suo cuore avrebbe accettato, avrebbe conosciuto la sofferenza, più di tutti l'avrebbe accolta e per tutti sarebbe stata capace di essere compagna e avvocata. E allora vedete, a Maria più che mai affidiamo anche tutti coloro che si prendono cura di chi ha bisogno. Lei non faccia mancare mai a loro il sorriso e la forza per essere sempre accanto a chi ha bisogno. Mettiamoci tutti sotto lo sguardo di Maria e a lei affidiamo in modo particolare tutti i nostri fratelli ammalati, ma affidiamo la vita di ognuno di noi, perché sempre, in tutti i giorni, in tutte le prove, siamo sempre capaci di accettare tutto, sentendo forte e viva la presenza e la speranza di Maria nella nostra vita.